Ciao Augusto, concludiamo questo bel incontro sulle fiabe. Sì. Te ne ringraziamo intanto. Allora io ringrazio voi, siete sempre molto affettuosi e carini, assolutamente. Grazie, grazie. E vorremmo così affrontare qualche curiosità sui personaggi delle fiabe, sulle storie stesse. Se posso, sì. Accennavi prima che il finale delle avventure di Pinocchio era l'impiccagione e sembrerebbe contraddire il lieto fine del tutti vissero felici e contenti, forse come monito quindi a sì, cosa si rischia. Sì, 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 ma qui è un esempio, insomma, sicuramente lui doveva chiudere le puntate, no? Perché erano romanzi a fiabe appuntate, romanzi appuntate o romanzi d'appendice perché andavano in appendice, vabbè. E qui doveva chiudere, chiude con questa morale molto traumatizzante, forte. Molto forte, di una pena capitale che sì, diventa comica e grottesca perché è applicata a un burattino, però insomma è chiaro che bambino è abbastanza efficace come immagine. E perché proprio l'impiccagione rispetto c'è un motivo? L'impiccagione, perché l'impiccagione era riservata, era, insomma, aveva lo scopo di umiliare il condannato. E quindi veniva riservata non ai ceti alti della società, che infatti venivano con molta più carineria decapitati, però insomma ecco, quando erano soggetti a pena capitale, ma insomma un nobile insomma non sarebbe stato impiccato. Poi in alcuni casi c'erano delle ulteriori varianti, si poteva lasciare le gambe non legate perché fosse ancora più evidente la sofferenza, mentre appunto nel morire l'impiccato scalciava, quindi anche la goffaggine con cui il pubblico a volte si divertiva, anche che erano dei veri e propri spettacoli. Fatti insomma. In piazza al pubblico, sì, anche sì, appunto sì. Con una finalità educativa, assolutamente, per certi versi. Sì, 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 quindi c'erano proprio, vabbè, addirittura a Londra c'era poi il molo degli impiccati, ma comunque venivano poi anche in altre città, venivano lasciati gli impiccati a lungo, quindi anche in decomposizione. E quindi c'era proprio un far forte il simbolo della punizione per chi si macchiava di quelle colpe, e però non aveva nemmeno quella protezione sociale che gli derivava dalla casta, e questo ok. Ecco, addirittura assistevano a volte anche i piccoli a queste esecuzioni, perlomeno mi è dato averlo visto in qualche film. Sì. E veniva dato a loro uno scapaccione, proprio per sì. Associare, diciamo, sì, a un monito anche fisico, tra virgolette. Ti riferisci a, sì, a una sequenza nota. Di Monicelli, sì, sì. Sì, il famoso film con Sordi. E sì, sì, c'è quello, sicuramente. I bambini venivano portati. Teniamo conto che, insomma, noi abbiamo delle testimonianze. Anche per personificare il dolore, forse, sì, anche perché, se in misura. Perché il dolore viene registrato dal cervello, quindi quando un'esperienza è dolorosa il cervello la registra. E quindi lo scapaccione insomma può servire, però comunque erano dei veri e propri spettacoli, insomma, quindi diciamo che quando poi la Roma diventa cristiana non ci sono più gli spettacoli dei gladiatori, che avevano lo scopo di dare soddisfazione a questa pancia popolare, insomma, che vuole sangue, e poi vennero sostituiti con delle esecuzioni, tant'è che arriviamo fino alla Roma rinascimentale, dove appunto venivano fatte le esecuzioni. E Caravaggio assiste a quella di Beatrice Cenci, eccetera, e via dicendo. Quindi erano proprio spettacoli e si sforzava di prendere le prime posizioni per assistervi e tutto. Quindi vabbè, questo è un altro discorso, però in linea di massima un burattino impiccato, come attenzione venivano impiccati i pirati, cioè i pirati quando venivano catturati venivano impiccati, il pirata non veniva decapitato, quindi una cosa di questo genere. È una forma particolare. Ecco, nel tempo la trasposizione anche cinematografica delle fiabe le ha anche un po' forse modificate, ammorbidite, rese più accettabili. Adesso, senza arrivare alle versioni cartoni animati, insomma, tutte mielose della Disney, dove cantano, ballano, eccetera, però al di là di quello comunque vengono un po' edulcorate perché fanno parte, cioè la mentalità dell'epoca lo richiede, ma la fiaba in sé forse non lo richiede, insomma, la fiaba in sé deve essere cruda e deve essere un monito, deve essere appunto il burattino impiccato, lo scapaccione del genitore, quello era un po' l'intento, la pedagogia la pedagogia arcaica prevedeva più questo, insomma. Poi vengono edulcorate alcune cose, l'esempio più famoso è quello appunto della madre di Biancaneve, che non è la matrigna nella versione originale, è la madre, e quindi anche della punizione che a questa
Biancaneve Riserva, ovvero quella morte terribile con i piedi infilati nei ferri da stiro roventi con cui la regina madre deve danzare. E poi le simbologie sono infinite, cioè Giuda è impiccato, si impicca e si taglia il ventre, quindi fuoriescono le viscere. Anche quello è un ulteriore segno di autoflagellazione, in quel caso, perché è un caso di suicidio, però insomma, ecco. E anche questa cosa poi delle viscere si sì, permane, ma permane nella prima parte, nel cristianesimo delle origini, piano piano questa figura diventa solo impiccata, insomma, ecco, quindi quello è. O le ancelle infedeli di Ulisse quando torna a Itaca, fa strage dei 108 proci, le 12 ancelle infedeli vengono comunque impiccate anche loro, quindi cioè sull'impiccagione ce ne sarebbe da dire, insomma, all'infinito. Molto, E a voglia. E molto. quindi con Lodi la riserva inizialmente al suo burattino. Bene, poi diciamo nel proseguo della storia cerca di, no, tra virgolette, no, completare il processo di trasformazione, quindi Lo farlo diventare un evolve. bambino buono, Lo lo evolve, tra evolve, virgolette, diciamo, è in positivo. massonicamente, per chiudere con la famosa esegesi massonica, massonicamente il pezzo di legno diventa un uomo, quindi questo Diventa. sì, sicuramente. Bene, grazie Grazie a e voi, al prossimo grazie incontro forse parleremo di Gabriele D'Annunzio, a voi. Ah, sì, la se superstar. una superstar, sì, un personaggio quasi da fiaba, tra Eh, sì. virgolette. Grazie, a presto. Grazie a voi.